La mostra Oltre il visibile, racconti e suggestioni visive sulla porfiria epatica acuta, approda a Palermo presso Palazzo Steri, in contemporanea a un importante convegno che si è tenuto oggi presso il Policlinico Giaccone e che vede responsabile scientifico il professor Davide Nuto. La mostra si sposterà poi a Catania per raccontare sempre di più l'importanza di far vedere come vivono i pazienti con queste malattie e la loro malattia, come la vedono e quanto è la sofferenza. Questa malattia ha coinvolto anche personaggi famosi che ne hanno sofferto, come Vincent van Gogh, Re Giorgio III e anche la figlia di Isabella Allende. Questa mostra è sicuramente un evento molto interessante nell'evento, cioè di questo congresso, perché va nella direzione dello sforzo che viene fatto dagli artisti di rappresentare quello che è il vissuto e la sofferenza del malato, che per la prima volta forse diventa il centro, diciamo, dell'evento, che non è più dedicato al medico ma è dedicato al paziente. Quindi rappresentiamo la sofferenza, rappresentiamo il vissuto e rappresentiamo come è vissuta la patologia proprio dal suo punto di vista. Quindi invito tutti davvero ad andarla a vedere e a farsi così, a riflettere molto su che cosa significa avere una patologia rara di questo tipo. L'arte da sempre ha rappresentato un mezzo per gli artisti per poter esprimere quelli che sono i loro sentimenti, le loro emozioni. Quindi dal mio punto di vista ritengo che questa mostra sia un'importantissima occasione per mettere in evidenza quelle che sono le sofferenze, i dolori provati quotidianamente dai nostri pazienti. Questa mostra itinerante in questo momento si trova a Palermo, ma prossimamente sarà anche a Catania presso l'ospedale Policlinico Rodolico. Durante questo periodo le opere verranno messe in mostra in uno spazio appositamente dedicato in modo che siano anche facilmente accessibili ai nostri pazienti, sia affetti da malattia rara che non, per poter anche sensibilizzare quelle che sono le persone comuni che non conoscono queste malattie su quelle che sono le emozioni, le sofferenze provate dai nostri pazienti, spesso anche in maniera, potremmo dire, invisibile. Le opere esposte nel chiostro di Palazzo Steri, che è la sede del Rettorato, sono state create da artisti dell'Accademia delle Belle Arti, però l'ispirazione l'hanno avuto ascoltando i racconti dei pazienti con porfiria che hanno comunicato all'artista che poi ha fatto il quadro tutto il loro vissuto di malattia. Quindi è come vedere la trascrizione visiva di una sofferenza, e questo si evince benissimo guardando i quadri.